Salve a tutti, e con questo video vorrei parlarvi del Natale del Signore. Ma prima vorrei rispondere a una domanda che mi hanno fatto: come può Dio usare i demoni? Allora, cari amici e care amiche, il concetto è semplice. Dio, quando vuole fare una cosa, incarica i suoi angeli. Questi angeli possono essere sia angeli di luce oppure possono essere angeli decaduti, e questi non hanno scelta, cioè non hanno libero arbitrio, non possono andare contro il loro incarico e devono obbedire in modo perentorio, perché sono creature di Dio. Pensate che anch'io utilizzo i demoni per portare le anime a Dio. Queste dinamiche le ho imparate da Dio, cioè lo fa anche Lui. Le ho imparate direttamente da Dio, e queste dinamiche mettono in crisi i teologi, perché va oltre la teologia insegnata sui banchi di scuola. Ma le azioni di Dio non si possono studiare sui banchi di scuola, perché queste dinamiche sono illogiche, vanno oltre la logica umana. Come dice la parola, le strade di Dio non sono le strade degli uomini. Pensate a Gesù Cristo, morto in croce. Dio ha sacrificato il suo figlio unigenito per salvare tutta l'umanità, per salvare me. Come l'agnello che veniva immolato dagli ebrei, oppure come il capro espiatorio che veniva liberato nel deserto, portando su di sé tutti i peccati, del popolo ebraico. Quindi queste dinamiche mettono in crisi i teologi. Ma se ascoltate le testimonianze delle mie assistite, che per poterle far ritornare nel cammino spirituale che si è interrotto, hanno dovuto fare l'esperienza di Asmodeo, di Zoran, Belzebul, Iron, di Zoroastro, di Mitra, per non parlare poi dei bicefali, esseri orripilanti, e la lista è lunga. Ma alla fine alcune delle mie assistite ritornano a Dio perché si accorgono che essere guidati da questi demoni non conviene, e ritornano alla guida spirituale concessa da Dio attraverso i suoi legati sulla terra. Io spero di non scandalizzarvi, se vi dico che tra me e i demoni, ci sono degli accordi, delle trattative, delle negoziazioni. Come dico sempre, io sono un domatore di demoni, proprio come San Benedetto, e si chiamano esorcismi minori. Sono solo un semplice catechista, quindi più che un esorcista. La differenza tra me e un esorcista è che io non caccio via nessun demone, ma sono le mie assistite che mandano via, il demone tramite, i miei suggerimenti o con la forza, della loro volontà, del loro pensiero, il loro libero arbitrio, il desiderio di ritornare a Dio. E alla fine fanno tutto loro, sono esorciste di loro stesse. Io rimango solo in attesa e aspetto il momento giusto per riprenderle in braccio, quindi rubo le anime al diavolo, come fa lui con le mie pecorelle. Viene ripagato con la stessa moneta. Ovviamente la trattativa è tutto a mio favore, perché il rischio che corre il diavolo è che per mezzo delle sue tentazioni, delle sue seduzioni, può salvare un'anima, e questo non se lo può permettere. In questa battaglia spirituale sempre mi diverto, perché conosco tutti i loro movimenti. Questa si chiama in gergo anatofania, che altro non è che il movimento degli spiriti. Questa è una materia che si studia nel corso di esorcistato. Per farvi un esempio, l'uomo può camminare
correre, saltare, ma anche gli spiriti hanno i loro movimenti e io li conosco tutti e per cui anticipo le loro mosse. E come dico sempre alle mie assistite, scacco matto in quattro mosse. E se ci sono delle dinamiche che non vi sono chiare, fatemelo sapere nei commenti e io vi darò una risposta più chiara, più tagliata. Parliamo ora del Natale. Io vorrei proporvi il video del Natale che ho realizzato l'anno scorso, cioè il Natale del 2020. Questo video è stato censurato dal superiore del gruppo di Guide Spirituali. È che oggi ha avuto lo sblocco di censura da parte di una commissione di accademici che ha visto il video, lo ha controllato e ha dato l'autorizzazione alla pubblicazione. E in più abbiamo in nulla osta da parte del garante dell'editoria Ascom che ci dà l'autorizzazione a mandare in onda questo video. E a tutti un buon Natale e una buona visione a tutti. Salve a tutti, con questo video vorrei parlarvi del Natale del Signore. Questo in realtà è un video extra e volevo soddisfare una richiesta. E vi parlerò del Natale come mai nessuno vi ha descritto attraverso quello che è la mia facoltà, che sarebbero le dinamiche spirituali, cioè le realtà invisibili, ma che sono visibili attraverso la Sacra Scrittura. Quindi entreremo nei sentimenti di tutti i personaggi del presepe e li renderemo presenti nei nostri sentimenti. Cominciamo con l'Annunciazione e dice così. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa in sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre nella casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. L'angelo dice: Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sono tutti imperativi. Non dice ti piacerebbe, oppure se vuoi, oppure prenditi un po' di tempo per pensare. Allora, davanti a un comando di Dio, non si può dire di no, perché tutti i comandi di Dio sono per la salvezza delle anime, anche se questo ci compromette la nostra vita. Il sì di Maria aveva compromesso la sua vita in quanto era considerata una ragazza madre. Essere incinta fuori dal matrimonio significava adulterio, quindi destinata alla lapidazione. Ma la cosa più grave era che portare il figlio di Dio nel proprio grembo era una responsabilità troppo gravosa per una ragazza. Io vorrei fare un esempio analogo dei nostri giorni. Se mi appare un angelo e quest'angelo mi dà un messaggio, cosa succede alla mia vita? Come prima cosa, il superiore mi farà controllare da uno psichiatra per vedere se è tutto a posto. Poi lo psichiatra mi dirà che ho avuto un'infanzia travagliata, mi dirà che sono stressato e che ho bisogno di riposo. Poi mi darà un farmaco e mi dirà: con questo non vedrai più gli angeli. Ecco, abbiamo ridotto il messaggio di Dio a una patologia neuropsichiatrica. E questo l'hanno fatto anche con i veggenti di Medjugorje. Vediamo la figura di San Giuseppe. Un angelo appare in sogno a Giuseppe e dice così: Eccoti
Ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Anche San Giuseppe, come Maria, obbedisce al comando di Dio. E perché era un uomo giusto, la ripudiò in segreto, salvandole la vita. E questo è un gesto d'amore, un atto di vero amore. E poi vediamo il censimento di Cesare Augusto. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Una coincidenza strana, il censimento coincideva con il parto di Maria. Dico io, non si poteva aspettare una settimana dopo il censimento. Questo comportava che il bambino non poteva nascere nella casa di Maria, ma in un luogo sconosciuto, in una grotta, in una capanna, sotto un albero, su una barca. E sono belli quei presepi che spaziano su varie scenografie. Adesso vediamo i pastori. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Un angelo chiama i pastori e annuncia che è nato il Salvatore del mondo e tutti si recano dal bambino per fargli visita. E gli danno i doni per adorarlo. I pastori erano gli invitati speciali, invitati di Dio, coloro che i semplici. E come sappiamo, la vita di un pastore è più delle volte rude, primitivo, però sensibile. I re magi domandarono ad Erode, vediamo un attimo cosa dice. Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. Sembra che solo i re magi vedessero la stella e questa si andava a posizionare in perpendicolare nel punto preciso dove si trovava il bambino. E dobbiamo considerare che i re magi si sono incamminati settimane prima e diciamo che hanno rischiato anche di non vedere l'evento, per cui hanno chiesto consulenza a Erode e ai suoi astronomi. Allora Erode, chiamatisi segretamente i magi, disse: Andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Ma cosa succede dopo? Avvertiti poi il sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Il re Erode. Qua dice: Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui erano stati informati dai magi. Dio tiene nascosto per 2 anni a Erode l'intenzione o il pensiero
di un bambino che sarebbe diventato re al suo posto. Sono passati 2 anni. Considerate che Erode fa uccidere il proprio figlio per paura di avere un successore al trono. E questa è una cosa stupida. Nessun re ucciderebbe il suo erede. Ma Erode fece un'altra cosa ancora più stupida. Poiché Gesù era nascosto, cioè nessuno sapeva il suo indirizzo, fece uccidere tutti i bambini, da 2 anni in giù. Perché sono trascorsi 2 anni? Perché il bambino doveva essere svezzato, doveva saper camminare, parlare, doveva essere in grado di affrontare un viaggio, un lungo viaggio. Ed ecco che un angelo apparve a Giuseppe. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. Come vedete, c'è sempre un angelo che avvisa Giuseppe dei pericoli del bambino. Giuseppe è stato un padre e un marito esemplare. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto ed egli, alzatosi, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Tutte queste dinamiche sono invisibili, ma si riflettono sulla realtà terrena. Noi di Gesù non conosciamo cosa ha fatto nella sua infanzia e credo che non dovremmo saperlo, perché Gesù era un bambino speciale, era il figlio di Dio. L'unica cosa che sappiamo è che 12enne si confrontava con i dottori della legge, paragonabile a un bambino oggi che 12enne difende una tesi di dottorato, e questo è impressionante. Concludo questo video chiedendovi di attualizzare nella vostra vita le dinamiche che vi ho elencato e questi eventi soprannaturali. Tutto accade per un progetto divino. Io vi faccio i miei più cari auguri di Buon Natale e un arrivederci al prossimo video.